Ciao amici di Infarinando, sono Consuelo e vi presento i miei fiocchi di neve, dolcetti buonissimi e semplicissimi da fare. Per prima cosa prepariamo la crema al latte che avrà bisogno di riposo, se necessario anche tutta la notte. Dovrà diventare una crema bella ferma. Miscelate insieme l'amido, lo zucchero e in questo caso io ho utilizzato una polvere aromatizzante con vaniglia naturale. Aggiungete un po' di zesto di limone, servirà a dare più freschezza alla crema. Portiamo il latte e la panna sul fuoco. Non sarà necessario che arrivi al bollore, l'importante è che diventi caldo. Versiamolo sulla miscela preparata precedentemente. Io ho aggiunto anche una scorzetta di limone al latte. E riportiamo tutto sul fuoco. Attendiamo che la crema si addensi. Ecco, risulterà una crema liscia e vellutata, ma non vi preoccupate, perché dopo il riposo notturno sarà una crema con una consistenza diversa, una crema ben ferma. Trascorso il tempo di riposo della nostra crema di latte, andremo a montare la panna fresca. E come da ricetta ho aggiunto 2 cucchiai di zucchero a velo. A questo punto potremo completare la nostra crema fiocco di neve. Alla crema di latte andremo ad aggiungere la ricotta setacciata e infine la panna montata dall'alto verso il basso, mi raccomando. Ho aggiunto anche un po' di scorza di limone che non ci sta mai male. A questo punto procediamo con la realizzazione della nostra pasta brioche. Nella ciotola della planetaria inseriamo la farina Manitoba, la farina 00 e ovviamente lo zucchero. Da parte, in un bicchiere, sciogliamo il lievito di birra nell'acqua e nel latte, come da ricetta. Acqua e latte possono tranquillamente essere a temperatura ambiente. Alle farine aggiungiamo un pizzico di sale, azioniamo la macchina. Inseriamo le zeste di un limone e poco per volta i liquidi. A questo punto, quando l'impasto comincerà a prendere forma e corda, inseriamo poco per volta il burro morbido. Ecco il nostro impasto pronto, bello, morbido e liscio. Copriamo il nostro impasto con la pellicola e lasciamolo lievitare almeno un paio di ore a 28 gradi.
quando il nostro impasto sarà lievitato, sarà pronto per essere diviso in tante piccole palline da 25 grammi. Fate una leggera pirlatura e posizionate in teglia. Coprite con pellicola. Una volta lievitate, spennellate con tuorlo d'uovo e qualche cucchiaio di latte. Infornate a 180 gradi per 15 minuti, forno statico. Le nostre piccole brioche sono pronte, belle dorate. Ora possiamo passare alla farcitura con la nostra crema fiocco di neve. Con l'aiuto di una sac à poche andremo a farcire ogni piccola brioche. Per facilitare l'operazione potremo incidere la base con un coltello. Una bella spolverata di zucchero a velo e i nostri fiocchi di neve sono pronti per essere mangiati. Un saluto da Consuelo, ci rivediamo tutti all'evento, un bacio!